No one alive for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Ciotto, buongiorno e buonissima vigilia, buongiorno. Avete visto che cosa ho trovato di agghindo su BeLive, sulla mia piattaforma delle dirette? Avete visto? Oggi, guarda, io e Francesca ci siamo messe anche il cappellino. Io ho fatto le lezioni con, aspettate perché vi faccio vedere i professionisti e cosa combinano, con il pantalone da Babbo Natale e con il cappellino. Allora, voi direte, ma Germana, tu sprizzi spirito natalizio da tutti i pori, sentirai questo Natale stupendo e magnifico. No. No, diciamo che sto cercando, come tutti noi, di bilanciare un pochettino quello che ci manca da una parte, quello che il contesto ci rende poco facile, sto cercando di bilanciarlo da altre parti. Quindi aiutatemi a capire se mi vedete, se mi sentite. Faccio rientrare di nuovo. Mi senti? Sì! La magia del Natale. Sì, però stile mamma ho perso l'aereo, non stile miracolo della prima strada. Allora, ciao Francesca, benvenuta. Ciao a tutti. Adesso non dovrebbero esserci più intoppi, ce l'abbiamo fatta, quindi... ci siamo entrambe, ci vediamo, ci sentiamo, vedo la i linea c'è. Quindi ci siete, allora aiutateci a capire chi c'è. Io intanto ho salutato già Raffaella, c'è anche Gabriel nascosto sotto i tappeti, saluto Cinzia, benissimo, ci siamo. Allora, come stai Francesca? Come va che è tantissimo che non ci siamo in diretta? Bene, bene, diciamo che adesso un minimo di pausa per me ci voleva, quindi posso riposarmi in questo periodo perché la gente pensa più a mangiare che a fare la dieta, quindi... Diciamo che finalmente ho il mio attimo di respiro per riaffrontare tutto gennaio. E diciamo che ci sta anche. Ma certo, ci va, ogni tanto ci va, se no. Quindi oggi io vi ricordo che ho invitato Francesca non per cazziarci, perché sapete che è una professionista dolcissima, a volte ci cazzia anche, ma insomma, a volte è anche giusto. Però oggi anche un po' per... consolarci in maniera positiva, cioè dirci che il periodo è fatto anche di pappa, buona pappa. Certo, no, allora, naturalmente diciamo che soprattutto l'italiano sente molto le festività anche attraverso il cibo, quindi ovviamente bisogna affrontare il tutto con serenità. Ok, poi naturalmente ci sono delle piccole strategie che si possono attuare per cercare di arrivare a gennaio con ho preso 5 kg, oh mio Dio, che cos'è combinato. Naturalmente, cioè, un po' di attenzione ci dovrebbe essere comunque, però non bisogna vivere tutto con quell'ansia, con quello stress. Cioè, bisogna cercare di essere sereni e fare delle scelte giuste. Poi non è la vigilia di Natale, non è Natale che ci fanno ingrassare, ma naturalmente è tutto il periodo che magari potrebbe farci cadere in errore, ecco. Ecco, ho letto una frase bellissima che diceva la mia dietologa, nutrizionista, c'era comunque la figura professionale che mi segue nella mia alimentazione, mi ha detto che non si ingrassa da Natale all'anno nuovo. Volevo dire alla fine, mi hai rovinato la chiusura. No, ma il bello è che la battuta era, ci ho messo 25 minuti a capire la frase.
adesso scusate, ma arrivo. No, però è proprio così, nel senso, non si ingrassa da Natale a Capodanno, eccolo lì. Ma da Capodanno a Natale, quindi sono tutti gli altri giorni che ci possono portare ad avere quei 10 kg in più, quei 20 kg in più, naturalmente, non sono le singole, i singoli giorni di festività natalizia. Questo è assolutamente vero. C'è qualcuno che fa il lecchino, perché questa mattina siamo in ritardo per colpa mia, ha cercato di nuovo di addentare una gallina. Vero? Va bene, allora adesso lo scarichiamo e ritorniamo al nostro punto della situazione. Ole. Ecco, quindi diciamo che una delle mie domande era proprio relativa al fatto non solo della gestione dell'alimentazione sotto le feste, ma anche io nelle mie consulenze ho un po' il feedback di alcuni, di nuovo, chiamiamole difficoltà di rapporto con il cibo, che magari possono tornare dopo un lungo periodo, che magari sono sempre state lì, non sono state risolte, non sono state affrontate, eccetera, ma che tornano in queste feste. Quindi ad alcuni mi hanno detto, mi viene proprio la tentazione un po' di consolarmi da questo Natale diverso con il cibo. Che cosa ci puoi dire su questo e come possiamo aiutarci ad affrontare nei fatti con serenità, cioè che non sia solo una roba, sì, ma sto tranquillo e passa. Allora, tutto dipende dal livello in cui questa cosa si trasforma, nel senso, se questa cosa vuol dire cercare di fare a Natale il dolce tipico che ci ricorda la nostra famiglia, la nostra terra, le nostre origini, ma ben venga. Cioè, un qualcosa che ci faccia sentire i profumi di casa, tra virgolette. Naturalmente è bene lasciarsi andare, è bene ricordare quel sapore e quegli odori, perché poi è tutto molto legato anche alla sfera emotiva. Quindi, naturalmente, fare cose di questo tipo e lasciarsi andare in questo modo fa solo bene al cuore, soprattutto non va a rovinare magari il percorso dietetico che si sta facendo in quel momento. Però il punto potrebbe essere se questo diventa già un po' più patologico, chiamiamolo così, sempre tra virgolette, nel senso, mi sento talmente tanto triste che iniziano i momenti di abbuffata in cui inizio a mangiare e non riesco a stopparmi. Naturalmente sono modi di vivere un po' diversi, cioè bisogna sempre cercare di capire se ho magari il mio parente lontano, mia mamma lontana, mio padre lontano, non riesco ad andare a trovare. Piuttosto, più che continuare a consolarci in continuazione con il cibo, proviamo a fare un po' più videochiamate, non è la stessa cosa, è ovvio, anche perché soprattutto il Natale c'è bisogno proprio degli abbracci, dei baci, del contatto fisico, che purtroppo quest'anno non ci può essere. Quindi sicuramente bisogna tener conto di questa cosa e fare la videochiamata, non è la stessa cosa. Però cerco di soddisfare un minimo quel bisogno che normalmente soddisfo con il cibo, magari sentendomi un po' meno sola, parlando un po' con le persone a cui voglio bene, cercando quell'amica, quel fidanzato, quel genitore, o comunque in generale faccio qualcosa che magari facevo normalmente, magari qualcuno non avrà più i propri genitori quest'anno, quindi magari ripercorrere un po' quello che si faceva, anche in memoria loro, secondo me può essere un bel gesto per ricordarli e non un modo per autodistruggerci, perché poi le abbuffate diventano quello, cioè diventano proprio un modo per quasi farci del male, sabotarci, perché ci fanno sentire bene per quei due secondi, cercano di riempire un po' quel vuoto e due secondi dopo ci distruggiamo con i sensi di colpa. Quindi no, Natale non vuol dire quello, Natale dovrebbe avere un altro tipo di significato e quindi spero veramente che queste cose possano venire in minima parte contenute. Poi capitasse, naturalmente siamo umani, è facile sbagliare, cerchiamo soltanto di trovare altri modi per magari sentirci un po' meno soli. Ecco, la questione del riprendere una vecchia ricetta magari di famiglia o qualcosa che c'è come tradizione nel mio gruppo familiare, nel mio gruppo di amici, insomma famiglia sappiamo che vuol dire tante cose, non solo il legame di sangue stretto, quindi che comunque mi ricordi una radice, potrebbe essere un ottimo modo e magari anche un ottimo modo per rivedere un po' anche gli ingredienti, cioè non metterci 100 kg di una cosa,
magari usare una farina diversa, magari insomma aggiustare anche un po'. Comunque, anche fosse proprio lo stesso ingrediente, tutto fritto, cioè non lo so, poi dipende molto dal posto in cui si è, però diciamo cercare di fare porzioni magari un più piccole, mangiarle a commiserazione, cercare di goderselo, non deve essere una buffata che manco ho sentito cosa ho mangiato, e se sono usato magari va bene, cioè magari un minimo l'assaggio, però magari lo conservo per il giorno dopo, che forse è meglio, cerco di non fare quantità super esagerate, perché il problema di questo periodo natalizio è proprio che alla fine si cucina per un esercito, almeno. Io ho genitori campani e ho presente al meridione come si cucina, non è che si cucina in un piatto proprio in maniera contata. Quindi naturalmente ci sono tutta una serie di avanzi che durano dal pranzo, dal 27 fino al 31, poi si ricomincia a mangiare il 31, poi naturalmente l'1 anche, magari dall'1 ci sono gli avanzi fino all'Epifania, che cosa facciamo? Cioè lì non è un giorno di sgarro o 5 giorni totali di sgarro, ma è un mese di sgarro, allora lì sì che magari chili in più li possiamo trovare purtroppo, quindi sono tutte cose un po' da tenere in considerazione, ecco. Quindi bisogna anche fare attenzione non solo al cibo, al piatto, al pranzo, alla cena in sé, io qui ho code che vagano, ma proprio al concetto del va bene un giorno, va bene due, va bene tre, va bene una settimana, e poi cioè magari dal 27 al 31, se qualcuno sta seguendo un percorso dietetico, magari riprende la tabellina, cerca di essere un po' più rigido almeno quei giorni lì, poi il 31 e 1 uno si lascia di nuovo un po' andare, però naturalmente non può essere così sempre, perché comunque ci fa proprio male, cioè nel senso, adesso lasciando perdere la paura di ingrassare oppure no, naturalmente quello che cuciniamo in genere sono cose un po' più condite a Natale, e quindi di conseguenza non si può mangiare quello veramente per un mese, se no è la fine, ecco. Ma anche perché dal mio punto di vista molte volte la scorpacciata, come anche il mi riposo dall'allenamento nelle vacanze, non è proprio la ripercussione fisica in sé, quanto la sensazione che mi raccontate, sicuramente ci raccontate, successiva. Mi sento pesante. E non è che quel chiletto lì vi cambia l'esistenza, perché proprio meccanicamente non è quello, però è una sensazione vostra. Quindi quello che vi possiamo consigliare forse è proprio quello di, in un momento poco leggero come questo, sentirsi leggeri, tra virgolette, noi, o comunque in equilibrio, forse può fare tutta la differenza del mondo. Io un'altra cosa che consiglio è fare proprio nei giorni di festività un minimo di esercizio fisico. Cioè, nel senso, per me è fondamentale, sto già andando a introdurre quelle 2000-3000 calorie in un solo passo, almeno poco, poi non è che brucerò tanto e basta quelle, non ingrasso naturalmente, però magari alcune cose vengono metabolizzate in maniera diversa, parte degli zuccheri sono presenti nel mio muscolo, se io brucio quelli che ho, magari dopo che mangio, nel momento in cui mangio, vado a rifocillare un po' le scorte che ho bruciato, non vanno tutti nei miei acidi grassi, nelle mie cellule grasse che si gonfiano e si ciottiscono, cioè naturalmente, quindi anche quello è molto importante, non stiamo tutto il giorno seduti, pronti anche soprattutto a Natale magari, solo seduti a mangiare tutto il tempo, magari una bella passeggiata prima, dopo, cioè, cerchiamo di farle almeno queste cose, anche se uno non è seguito, piuttosto che fare cose male, magari forse è meglio non farle, quindi una cosa se si è seguiti, ad esempio da Germana che riesce a seguire, cioè che fa anche sedute personal, quindi vi controlla, vi vede, capisce un attimino i movimenti che fa, è un'altra cosa. Vede tutto. Da autodidatta, esatto, vede tutto. È un'altra cosa se fate da autodidatti, quindi dipende un attimino dal vostro grado di esercizio fisico, da quanto avete fatto, quanto avete seguito in passato, tutta una serie di cose, però una passeggiata, quella la possono fare tutti, dal ventenne all'ottantenne, quindi mi raccomando, cerchiamo almeno quello di farlo. Ecco, la passeggiatina prima di pappa, secondo me, è veramente un ottimo trucco, perché io non vi sto parlando delle corsette, quelle per le quali mi servirebbero delle settimane solo per farvi entrare nell'ottica della corsa, ma proprio una camminata leggera, in maniera che sentiate anche le fauci che hanno piacere della pappa successiva e affrontiate anche con più serenità
di testa il cibo che andrete ad introdurre. Quindi diciamo che adesso ne stiamo parlando alle ormai 12:02 della vigilia di Natale, però io ti ho allenato anche stamattina, perché io stamattina le mie lezioni le ho fatte, abbiamo cambiato il calendario, perché così ho fatto il risveglio la mattina, ho fatto il funzionale, anche Gabriele ha fatto la sua lezione di funzionale, e molti mi dicono: ma tanto io mangerò stasera. Alcuni lavorano ancora, quindi nulla vieta che faccio davvero, cucino, faccio tutto quello che devo fare anche in casa, io e la mia persona, i miei familiari stretti, mini passeggiata tutti insieme e poi si mangia. Se non si riuscisse a fare la mini passeggiata, nel senso adesso la passeggiata è il problema che in questo periodo non si può neanche tanto fare, però magari se qualcuno al tapirullana, la cyclette, qualche minimo di attività molto leggera, quello si può fare. Avete magari, non so, chi è giovane che magari gioca Just Dance, si mettesse a ballare in casa, cioè va benissimo, cioè è un buon motivo per mantenersi belli attivi. Se non avete Just Dance, mettete la musica su YouTube e date libero sfogo alla fantasia, cioè alla fine è facilissimo. Adesso purtroppo se uno non ha cane, la passeggiata non è che la può proprio fare, però ci sono altri modi, cioè se uno ci pensa le soluzioni poi vengono. Se uno non ci pensa, naturalmente purtroppo ci troviamo le scuse, ecco, e quindi naturalmente non troviamo la soluzione, ma troviamo scuse. Esatto, allora se voglio trovare una soluzione, effettivamente a me è venuto in mente così al volo, non so se tu hai seguito Grey's Anatomy come serie TV. Non proprio qualcosa, ma non tutta, perché Allora c'è la protagonista Meredith che con la sua più cara amica Cristina si danno sostanzialmente degli sfoghi di ballo che loro chiamano 3 minuti di pista da ballo. Ecco, e sono proprio 3 minuti o 5 contati in cui si mette in pausa tutto, mettono la musica a palla e ballano, ma proprio movimenti, cioè a casaccio, come si ballerebbe in discoteca, e si sfogano e poi riprendono il controllo della situazione. E lo fanno per molte puntate, molte serie, eccetera. E questo mi ha dato l'idea che effettivamente è vero. Alzate questa cacchio di musica, prendetevi 5 minuti. alla fine, quindi veramente, tra l'altro ho visto che su YouTube ci sono anche tipo 15 minuti di musica natalizia, tipo Zumba, cose di questo tipo, quindi anche proprio in tema per chi ama il Natale. Quindi alla fine, ripeto, può essere quello latinoamericano, può essere Può un essere quello che vuoi. grido che iniziate a saltare così in casa, cioè, non lo so, è uguale. L'importante è cercare un po' di sforzarsi anche di muoversi qualcosina in più. Allora, io stamattina ho messo nelle mie lezioni dei remix delle canzoni natalizie. Quindi, se proprio volete farvi. Esattamente, le musiche ci sono anche su. Ci sono anche Eh no, ma su. ci vanno anche quelle. Esattamente, quindi anche il minuto di ballo può essere un ottimo modo per sfogare un po', anche un po' di tensione e approcciare la pappa in maniera migliore. Benissimo, ok. E altri consigli, trucchetti che ci potresti dare? Allora, altri consigli. Innanzitutto cercare di... Allora, per me è importante non saltare i passi. Questo è un po' una cosa che varia un po' da nutrizionista a nutrizionista. Io sono di questo parere e vi spiego perché. No, vabbè, lasciando perdere parte del discorso digiuno intermittente e non digiuno intermittente. Poi abbiamo già parlato in una bellissima Esatto, tra playlist l'altro. che trovate su YouTube, Ricordiamola, va. esattamente, nella playlist Alimentazione Consapevole con Francesca, quindi. Andiamo a ricercarla nel caso siete interessati. No, quindi naturalmente per chi appunto pratica il digiuno intermittente, saltare la colazione, continuare a saltare va benissimo, però fare digiuni troppo lunghi, se uno sotto non è abituato a farli e ne soffre, è peggio perché si arriva a spizzicare proprio per tutto il tempo finché non si arriva a cena, magari in questo caso nel caso della vigilia, che uno ha fame da lupi e quindi si butta sulle prime cose che vede a tiro: grissini, pane, antipastini, che in genere gli antipastini sono le cose più caloriche di questo mondo, perché in genere non sono proprio, ecco, avete fatto prima. No, però a volte sono pizzettine, cose, cioè nel senso, oppure cose un po' fritte, stuzzichini così, però bisogna stare un po' attenti. O anche solo verdurine, ma verdure belle.
fritte, condite, cioè non stiamo parlando della zucchina con le verdurine crude, con le salse, che io praticamente prendo la carotina, puccio, prendo più salsa possibile. Esatto. Però vabbè, cioè, almeno non è fritta, cioè già può starci un po' di più. Comunque, no, vabbè, nel senso, cerchiamo soltanto di non arrivare troppo affamati, perché secondo me arrivare troppo affamati è una di quelle cose proprio peggiori che si può fare, purtroppo. Tra l'altro, io vi racconto anche questo piccolo aneddoto. A volte, proprio saltando un po' il passo, uno comunque ha fame veramente e poi stuzzica. Cosa stuzzica? Magari abbiamo pandori, panettoni a casa. Io da piccola c'era mia mamma che per lei bisognava saltare il passo perché poi a cena ci si abbuffa, no? E quindi c'era questa brutta abitudine a casa. E c'era mia nonna che di nascosto arrivava lì, mi dava una bella fetta di pandoro, ma tutta l'intera stella, cioè l'intera punta della stella, e quella, se uno va a vedere, sono più o meno quelle 100 calorie. Cioè, scusami, 410, cioè 100 grammi, 410 kilocalorie. 410 kilocalorie sono l'equivalente di un pasto, cioè equivalgono a 60 grammi di pasta più 100 grammi di pollo, cioè più anche le verdure, tra l'altro. Quindi questo è per farvi capire che tutto sta nel cosa scegliamo di mangiare, naturalmente. E a volte, inconsapevolmente, perché poi nella mia testa, boh, ho fatto digiuno, ho mangiato solo, cioè da piccola che non sapevo, ho mangiato solo la fetta di pandoro, sono stata brava. E tra l'altro arrivavo con una fame incredibile a cena, e quindi di conseguenza poi uno si lasciava più andare ancora di più. Quindi veramente cerchiamo, esatto, è proprio quei classici errori provati sulla pelle che sarebbe meglio non fare. Quindi cerchiamo di non esagerare, cerchiamo di stare attenti. Facciamo quell'attenzione in più in questo periodo, perché comunque, ripeto, una cosa se è solo un giorno, se facciamo così per tutto il periodo inizia ad avere un effetto un po' più importante. Allora, io vi ho chiesto nei commenti se avete delle domande specifiche da fare a Francesca, perché noi volentieri andiamo a rispondere anche a domande più specifiche, perché ci siamo preparate qualche tema da toccare, ma più che altro per starvi anche vicino, per farvi compagnia di oggi, per ricordarvi di mangiare, di respirare, di allenarvi, di stare tranquilli. Quindi occhio allo spuntino, che per me è la fetta di Pandoro, se non è grossa così. Il problema è quello, perché poi una volta che ce l'hai in mano non ti sembra così tanto, però se uno ci pensa, i 100 grammi, io adesso le 410 calorie che vi ho detto erano ad esempio del pandoro Bauli, che è tra quelli un po' più comprati credo in questo periodo, però quelli più pesanti, se pensiamo a quanti sono 100 grammi, il pandorino quello piccolino che vediamo là, che regaliamo proprio così, monoporzione, che ci mangeremo in un minuto, cioè siamo veramente attenti, perché ci sembra niente, però poi alla fine sono tutte piccole cose che fanno, che pesano alla fine. Altra cosa che secondo me a Natale si può cercare di fare a meno è magari la frutta secca a fine pasto, cioè l'unico giorno in cui abbiamo esagerato di grassi sicuro al 100%. Se esageriamo anche con la frutta secca, dipende tutto da quello che mangiamo, se facciamo cose leggere ci può anche stare. Se invece magari ci siamo un attimino, appunto abbiamo preso cose molto condite, magari a Natale per dire abbiamo fatto una lasagna, cioè nel senso inizia a diventare la frutta secca, buona certo, però la frutta secca magari può essere quel di più che possiamo anche evitare. Anche se a grassi buoni sono comunque grassi e magari in quel giorno non va tanto bene, magari li mangeremo come spuntini negli altri giorni, li conserviamo dal 27 al 31, va benissimo, però proprio quei giorni per concludere il pasto, boh, si può anche evitare, ecco. E poi pandori e panettoni, se vogliamo mangiare quella fetta va benissimo, tranquillamente anche lì, l'importante è farlo un po' consapevolmente, sapendo anche un attimino quante calorie ci sono. Però se c'è già il dolce fatto in casa dalla mamma, dalla nonna, forse il pandoro anche lì si può anche un attimino bypassare, cioè non cerchiamo di fare il buffet di dolci, forse lo possiamo anche evitare, ecco. Io amo i dolci, se c'è amo il buffet di dolci. Anch'io, però ogni tanto bisogna provare a fermarsi un poco, poi va bene, nel senso, se uno non sta facendo dieta, non è quel giorno, ripetiamolo, cioè se uno si lascia un po' andare va bene lo stesso, però anche lì lo so che comunque hanno tante calorie, so che magari quelle cose sono fritte,
fettine piccole, porzioni piccole, assaggio un po' di tutto, però magari un po' più piccolo, non porzioni esagerate, ecco. Ecco, importante, infatti, sta tutto nel contesto e nel anche discorso generale, nella visione generale del pasto e delle mie festività. Quindi non sarà sicuramente la nocciolina a fine pasto che rovina l'equilibrio mondiale, non sarà il secondo dolcino, non è il pandoro, però cercate di ascoltarvi, ne abbiamo parlato spesso durante le miliardi, dovremmo contarle le rubriche che abbiamo fatto, No. sono tantissime. Inizia a Comunque. diventare troppe, quindi. È per quello che ci siamo rallentate, perché abbiamo detto che era contenuto gratuito. Mi raccomando, tutti i nostri contenuti, vi ricordo, li trovate disponibili su YouTube, li abbiamo fatti apposta, ci siamo fatte un così, quindi i contenuti sono a vostra disposizione. Oggi possiamo rispondere alle domande o direttamente in diretta, adesso, mattina della vigilia, oppure anche nei prossimi giorni, quando rivedrete questo video su differenti piattaforme. Quindi riassumiamo un attimo, facciamo un punto della situazione prima magari dello spazio domande. Abbiamo detto di, invece di abbandonare l'attività fisica in mezzo alla tangenziale, perché così mi riposo e ci ripenso poi dopo le feste, quello è un buon modo invece per bilanciare la pappa in più. Germana Esatto. lo dice spesso, ha iniziato ad allenarsi per due motivi. Uno, perché grazie al cielo ho scoperto la difesa personale, il mio primo maestro, e quindi è stato amore folle. Due, perché ho sempre amato mangiare e svegliare. Quindi, arrivata verso i 19, il metabolismo ha fatto così e è nata la necessità di riuscire a ribilanciare questa cosa. Quindi, questo può essere un ottimo modo. Con Francesca si diceva: se non è magari possibile la passeggiata prima della pappa, magari ho un tapirulan di nonna Belarda, magari ho l'ellittica, magari ho la cyclette, o magari spazio da ballo. Questa è un'idea geniale che dovremmo mettere a nostro marchio prestissimo. Dimagrisci ballando 5 minuti prima della pappa. Esatto. E c'è un pochettino lo sfogo, come dicevamo, di testa, ho un attimo di sprint e poi posso affrontare il pasto un po' più in maniera serena. Poi, secondo mi scrivo giuro. Attenti alle dosi, quindi quella naturalmente bisogna cercare di stare attenti, rilassarci, mangiare un po' di tutto, però dosi piccole e soprattutto senza esagerare e senza portare ad avere degli avanzi che durano dal punto 27 fino al 31 e poi si ricomincia fino all'Epifania. Perché, come abbiamo detto, appunto, alla fine è vero che si ingrassa da Capodanno a Natale, però se Natale inizia 10 giorni prima con tutte le varie feste, con tutti i feste, quest'anno no, però magari con il pandoro che viene portato al lavoro, il panettone, e con è Natale mi devo iniziare a levare questo sfizio, questo cioccolatino, questa cosa a tema natalizia, questo dolce qui, e questa cosa va avanti nel tempo fino a dopo l'Epifania, perché dobbiamo smaltire i vari avanzi, allora lì sì che diventa un po' la situazione un po' grave, allora sì, lì ingrassiamo effettivamente. Però non è singolo giorno e soprattutto non vi pesate, questo l'abbiamo sempre detto, lo ripetiamo, non vi pesate dopo Natale, cioè è proprio inutile perché avremo mangiato comunque tante cose, ci sarà comunque quel chilo e mezzo in più che è acqua, che è magari fibre, cioè possono essere tante cose, per cui è proprio inutile che ci pesiamo perché ci viene solo un'ansia tremenda, ci sentiamo in colpa per qualcosa e non la viviamo bene, cerchiamo di non pesarci, fare le cose come vanno fatte, riprendere la dieta nel caso la stiamo seguendo e rimetterci lì con tutta la calma di questo mondo e fare le cose per bene. Il 31 ci sarà nuovamente un minimo di sgarro, ci può stare, però l'importante, ripeto, è che non duri tutto il periodo. Questa è proprio una cosa fondamentale. Sì, diciamo che a me è sempre capitato negli ultimi anni di ricevere tanti, per mia fortuna, regalini di cibo, ok, pensierini degli allievi, degli amici degli allievi, eccetera, eccetera, e quindi per me gli sgarri, tra virgolette, che io devo stare attenta in particolare al cioccolato per la mia pelle, vanno fino a dopo la Befana, perché mi riempiono talmente di roba, e vi voglio bene, che poi alla fine dura un po' di più, quindi attenzione, piuttosto possiamo fare, Francesca, tipo la scatola dei dolci natalizi e poi a step
durante l'anno. Offritela anche quando ci sono persone, nel senso, non tenetevi tutto per voi, condividete, perché quelle calorie vanno almeno un po' diluendosi un po' tra le varie persone. No, vabbè, l'importante è soprattutto non farle durare troppo poche questa scatola natalizia con tutti i vari dolci, nel senso, anche a me mi è stato regalato un pandoro, tra l'altro di quelli farciti, quindi proprio light. Comunque, naturalmente, la cosa cos'è? Non mangiarlo, buttarlo, perché non è sano, perché fa ingrassare, perché è pieno di calorie. No, non è quello, anche se io in questo momento non sto facendo una dieta, comunque in ogni caso non, bisogna cercare di mangiare bene. Quindi, quella fetta di pandoro... Là, cioè... Scusami? E non si butta via nulla. Assolutamente. Poi questa cosa non ve la dico. No. No, vabbè. Però, naturalmente, il punto è, prendo delle porzioni un po' più piccoline, ogni cerco di farlo durare un po' di più, se arriva per caso, riesco a vedere qualcuno, cosa del genere, lo offro, lo porto, se no, appunto, uno si adegua, però cerca un attimino di almeno farlo durare, almeno condividerlo con chi può, e già questo un po' aiuta, sono naturalmente, e soprattutto non andiamo a comprare altre cose, cioè, c'ho il pandoro a casa, se ne compro altri due o tre, no, non va bene, anche se in super offerta alla Coop, no, non importa, anche un euro evitiamo, perché poi quelli iniziano a dire, no, perché poi dopo Natale inizia la pazzia, le super svendite, quindi la gente che fa le cose per prendersi il panettone o il pandoro di turno e portarselo a casa, ripeto, siamo un po' attenti, non facciamoci un po' ingannare, tra virgolette, da queste trovate pubblicitarie, perché... Comunque, se ne ho già mangiati tanti, comprarne due o tre non è proprio necessario, ecco, anche se costa un euro. Ecco, diciamo che qui si riparla di spesa consapevole e c'è apposta un video, una rubrica solo su questo. Quindi, se vi serve una mano per ribilanciare un attimo questo argomento, trovate il video su YouTube. Ed è semplicissimo, cioè ci metterete, credo, un minuto, aprite app o sito, Dojo della Valle, vi iscrivete e andate nella playlist Alimentazione Consapevole. Semplice ed efficace. Poi mettete il video che vi parla, noi e Francesca nelle orecchie e voi fate altro. Quindi questo potrebbe essere un ottimo suggerimento. Ok, allora io ho messo un po' di riassunto qua sotto, in maniera che tiriamo un po' le fila del discorso. La situazione peso, ecco cosa volevo dirti, è sempre un... argomento caldo, che cosa vuol dire? Che ne abbiamo già parlato tantissimo, che per fortuna molti, sia del mio campo che del tuo, non sbagliano più questa roba qui, cioè fanno altre robe un po' creative, ma questo no, quindi lo diciamo tutti, sì. Il peso è un numero, solo un numero, va conteggiato in un'altra serie di fattori, molti professionisti non solo vi pesano, ma vi fanno il pedenziometro, vi misurano, cioè ci sono... tante attenzioni per le quali ci interessa quanto pesate. Un semplice metro da sarto, una circonferenza, cioè, sono tutte cose che mi vanno a dire tanto, perché a volte capita che quella persona per qualche strano motivo, magari come peso è uguale, ma non è uguale veramente, perché magari ha perso un sacco di centimetri e uno non è mai contento perché si fissa sul numero della bilancia, ma non è quello che importa purtroppo. Quindi è forse un po' più difficile da misurare se uno non ha un metro, un centimetro, però veramente non conta solo il numero, ma dipende molto anche da composizione massa grassa, massa magra. Esattamente, io in questo senso lo vedo moltissimo, molte volte devo consolare delle fanciulline più giovani o meno giovani, perché il peso o non cambia o cambia e si fissano quel numero invece di guardare allo specchio che il corpo si sta trasformando. Esatto. Quindi il mio compito in molte consulenze è prendere le fila del discorso e dire ok, numerino quello, va bene. Ma tu mi stavi dicendo che ti muovi meglio, che respiri meglio, che ti senti più in equilibrio, che ti senti nuova padrona del tuo corpo, che allo specchio finalmente iniziamo a sorridere e ci deprimiamo per il numero. Quindi mi raccomando, pesarsi dopo la buffata, vi prego. Facciamo attenzione, lasciate perdere, riprendiamo dopo. O ad esempio, chi viene seguito da me ha le tabelle in cui vengono inseriti i pesi e le misure, e nel mio caso sono ogni 30 giorni. Quindi
se mi casca in quei 30 giorni, ad alcuni abbiamo spostato perché mi hanno detto riesco a mangiare 3 giorni, magari non mi peso proprio lì, e abbiamo spostato, quindi riferitevi al vostro professionista e chiedete a lui o a lei una mano, in maniera che magari, se proprio vi dobbiate pesare, non è questa notte, a mezzanotte, dopo che avete mangiato un po' di Nella peperoni. giornata di tutti i giorni, comunque nel periodo anche normale, cioè evitiamo proprio questa dipendenza, questa ossessione da questo numero, perché veramente è soltanto un numero e non ha altra importanza. Quindi, soprattutto se siamo comunque in una situazione di normo peso, in genere io mi riferisco a queste situazioni, perché naturalmente poi Certo, se siamo in situazione di obesità la situazione è un po' diversa. Comunque non va bene neanche per loro pesarsi ogni giorno, perché naturalmente ti viene quella cosa che, oh mio Dio, ho preso un etto, ho preso due etti, in realtà uno ha mangiato più salato un giorno e meno salato l'altro, stop. Non è che ha preso veramente peso, non ha preso grasso, magari ha un po' più di ritenzione, magari ha mangiato più verdure il giorno prima, quindi le fibre pesano nel nostro intestino e quindi magari pesa di più per quello. Cioè, ci sono, possono essere tante motivazioni che in realtà possono portare a vedere quel numero sulla bilancia aumentare o meno. Però non facciamoci troppo influenzare, vediamo un po' l'andamento generale, cerchiamo di capire una volta a settimana se vogliamo cercare di tenersi sotto controllo. C'è anche chi viene da me alla visita e si ripesa dopo un mese magari da me e dice, boh, preferisco non ossessionarmi, mi sento che sto bene, mi sento con più forza, mi sento di non avere più problemi intestinali, non ho più bruciore. È già un ottimo risultato, poi il numerino sulla bilancia deve essere una conseguenza, ma... Cioè, ci sono tante piccole cose che in realtà andrebbero, hanno un po' più importanza, andrebbero un po' corrette. Ecco, diciamo che in questo Natale molti mi raccontano di sensazioni ed emozioni differenti rispetto proprio a questo clima natalizio, che è giustamente differente rispetto ai passati. Nello stesso modo in cui vi ascoltate in questo momento e giustamente ci lamentiamo di quello che sentiamo e percepiamo in questo momento, fate la stessa identica cosa quando si parla di allenamento e alimentazione. Ascoltatevi, percepitevi e fidatevi di quello che sentite e del vostro professionista di fiducia. Salve donne. Ok, allora io vedo qualcuno online che ci sta seguendo subito subito. Se avete delle domande, questo è il momento giusto. Se no, io ti direi, Francesca, che ridendo e scherzando, a parte un paio di problemini tecnici iniziali, abbiamo fatto 40 minuti di diretta e io devo ancora cucinare il pranzo. Idem. Perfetto. Quindi vi direi che potremmo anche andare in chiusura. I temi caldi li abbiamo trattati, vi abbiamo detto qualche trucchettino. Tutto questo nostro argomento di oggi si lega, cioè va proprio a braccetto con la diretta già fatta con la naturopata. Quindi le due realtà possono essere vissute in coesione. Da una parte abbiamo un tipo di consiglio, dall'altra dall'altro, e già solo applicando questo, già i compiti per le vacanze li avete. Assolutamente, tra il ballo e fare un po' di attenzione a quello che si fa, sicuramente ci sono dei compiti anche un po' divertenti. Intanto basta, l'importante non è fare digiuni, ma scegliere cosa mangiare, è veramente cercare di mangiare in maniera serena e non riempirsi il frigo, la dispensa di porcherie, perché sennò diventa tutto più difficile, bisogna usare molta più forza di volontà. Esatto, esattamente. E diciamo che c'è un po' questa cosa di fermarsi un paio di minuti prima del mettere le robe in bocca quando non sei ancora proprio saturo, che dici scoppio tra 3, 2, 1. Ecco, questo potrebbe essere anche un modo per festeggiare in maniera migliore, perché molti mi dicono all'all you can eat, io finisco di mangiare che non riesco neanche più a sentire il sapore del cibo perché mi sono riempito troppo. Ecco, assaporate quello che state mangiando, magari come diceva Francesca, ricucinando, assaporando qualcosa che ci ricordi un momento un po' più affettuoso, ok? Pieno di affetti, perché no, magari, non so se alcuni di voi faranno i cenoni in videochiamata, io sarei anche capace di farlo, ma mio padre mi manda a stendere se lo fa. E quindi magari alcuni di voi sì, mi raccomando, tendenzialmente cercate di non... Di solito guardare TV, roba, eccetera, mentre mangiate, se invece state chiacchierando con qualcuno, mettete lì telefono
Esatto, esattamente. Allora, Francesca, io direi che possiamo andare in chiusura. Andiamo a cucinare cose leggere, così ci prepariamo anche noi per stasera. E via, perché poi molti dicono: io non mangio questo Natale perché alla fine sono da sola. Sì, ma come dicevamo, in realtà, secondo me, anche se sei da sola, sei più portato a fare, magari comprare più cose già pronte, meno fatte in casa, meno sbattimento, tra virgolette, nel cucinare, ma comunque si mangia. Quindi, ripeto, non lasciamoci troppo andare, viviamo la serena, in maniera serena, ma comunque sempre un po' anche con la testa, ecco. Ecco, a me capita esattamente così. Io sono una persona che ama anche abbastanza cucinare, ma quando sono da sola, il cucinare, cioè, è proprio il minimo indispensabile. Già non compro roba già fatta, già pronta, quindi già va bene, però proprio faccio il minimo indispensabile, magari mi mangiucchio qualcosa prima, nel tempo. Quindi alla fine non ho Cibo veloce, cioè, purtroppo capita, è comunque un po' nella nostra cultura, quindi qualcosa comunque scappa. Quindi cerchiamo di fare attenzione, veramente muoviamoci, muoviamoci, muoviamoci. ballate prima di pranzo, Ballata, ballata, ballata. mandateci una foto di voi che vi scatenate con già la coscia di pollo pronta per l'addestramento. Francesca, grazie ancora per questo ulteriore supporto sia al dojo sia a tutte le persone che ci seguono sul gruppo Facebook in giro dappertutto, che i nostri contenuti aiutino più gente possibile. Grazie Buonissimo, buon Natale! a te. Anche a voi, anche a tutti voi. Un bacione grandissimo. E ti nascondo Buon nel mio Natale. cappello. Ciao Francesca. Ciao. Allora, io nascondo nel mio. Una volta era un cilindro, adesso vedete come divento gigante quando tolgo il mio ospite. Oh, signore, benedetto. Allora, eccoci qua, eccoci qua. Allora, io vi ringrazio di averci seguito perché so che molte persone sono passate dalla diretta perché vi ho visto, vi ho visto, vi ho visto. Spero che tutti voi mi abbiate commentato, ma so già che non è così. Se mi commentate, io vi saluto perché ho piacere di sapere chi ci sta seguendo, di darvi il mio miglior saluto, di darvi comunque i nostri migliori auguri da parte mia e da parte di tutto il dojo, di tutti i reparti del dojo. Noi comunque questa mattina abbiamo fatto le lezioni, faremo una lezione straordinaria anche a Santo Stefano, seppure sabato, cioè stiamo facendo veramente di tutto per stare vicini. Si avvicina anche il mio compleanno, quindi qui si invecchia, ragazzi. Vi mando un mega, mega, mega bacione, grazie di averci seguito anche oggi. Il dojo, come sapete benissimo, c'è in qualsiasi modo possibile. Bacione grande, buona vigilia, buon Natale. Seguite questa diretta appena conclusa. E anche quella con la naturopata per ulteriori consigli per coccolarci in questo Natale strano, ma chi l'ha detto?